neanche tu? Mi hai detto anch'io. Cosa devo fare? Prima sedia. Mattak, sinistra Jerry. Attente. Allora, praticamente, da quel che ho capito, lui è bipolare e in questa canzone tratta bipolarismo. Però ci sono le tette. Ah, si vede. Ci sono le tette. Ci sono sempre le tette. Vedi appunto il vestito tutto da pagliaccio, Jobby, sì. Che dici? Sincero, fammi sentire il ritornello, aspetta. Ci sarà un ritornello e tutta... Credoci, non lo so, non l'ho ancora sentito. Non l'ho ancora sentito, è la prima volta. Vero? Tecnicamente è bravissimo. Sì, sì, la tecnica. Niente da dire. Anche una buona metrica. Una buona metrica, esatto. Una buona metrica, una buona tecnica. Una buona disciplina musicale. Molto bella questa frase. Mi sento un demone nel corpo che mi stringe, è molto bella. Che no, questa è bellissima. Anche quella. No, mi è piaciuta di più. Mi sento un demone nel corpo che mi stringe. Quindi è qualcosa che devi capire, devi uscire da lì perché devi far casino. Cioè, devi sborrare. Ti sta stretto quel corpo, ci sta. Porto d'armi, importunarmi è bellissimo. Qua diceva appunto duplico, un disturbo che è bla bla. Quindi quello che dicevo prima. L'unico che mi capisce. Anche se sono due personalità, sono l'unico che mi capisce. Cioè ha un allora, le due personalità. Faccio parlare voi prima. Mi sento un demone nel corpo che mi stringe. Questa frase qua è clou. Vi piace sto rapper? Sì. Questo pezzo, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto e il perché? Allora, mi è piaciuto. Certo. Quindi bellissima la scena iniziale con le tette. Le tette diciamo che sono il fulcro. Secondo me è una seconda abbondante, quindi. Però sono un po' strane, nel senso che una è un po' strabica. Sono un po' strabiche. Se analizziamo la circonferenza del capezzolo, però devo dire che va abbastanza bene perché è un capezzolo abbastanza grande. Sì, ha una gravità strana. Poi, insomma, però mi sembra che abbia un po' i baffi. Però non posso aver dire il nome, ok. Perché adesso qua si saluta da solo. Sì, esatto. È bello perché è un po' egocentrico. Hai capito già il mood della canzone. È un po' egocentrico. Ma no, no, è proprio quello il fatto che lui non è egocentrico. Ah, lui sa di avere un dentro di lui qualcosa che non funziona. Piace. Anzi, proprio il contrario. Beh, la parte col tipo il Joker è bellissima. Cioè, lui la interpreta benissimo. Sì, una contrapposizione molto bella. Sì, sì, sì. Tra la normalità e la totale anormalità. Sì, esatto. Assolutamente. Vero, cazzo, bravo. Beh. Vedi, il mostro che tengo nascosto in me è distorto. E soprattutto, la dolce metà. Vedi, tutto parla sempre di sé. Certo. È praticamente come se ci fosse... È un Dorian Gray. È un Dorian Gray. È un Dorian Gray della situazione. No, secondo me lui tra gli emergenti è uno dei migliori. Tecnicamente è più bravo. Che sono delle cose paurose. Metricamente è incredibile. No, è una bomba. Forse riguardo il flow e la sonorità non è uno dei più innovativi, perché sì, comunque forse è roba sentita. Il però, sound sembra sempre, cioè il beat è quello sempre, ecco, ok. Però proprio a livello di metrica è fortissimo lui. Sì, sì, sì. Ed essendo uno dei più bravi si fa notare. Adesso dice una cosa fighissima. Cioè ha fatto tutti incastri, vermi, germi. No, te l'ho detto, te l'ho detto. Quello che si sente dentro. Te l'ho detto, la frase, il clou è questa: mi sento un demone nel corpo che mi stringe. Dottore, ecco, visto. Allora, possiamo dire, questa canzone vi è piaciuta, non vi è piaciuta? Globalmente sì, la riascolterei. Allora, io la prima volta che ascoltavo questo artista, però mi ha stupito davvero, le frasi sono, cioè, ogni tanto piazza una frase così a caso nel nulla, piazza una frase bomba che ti dice mica aspettavo. Secondo me è tutta una bomba, cioè nel senso. Sì, è tutta bella, però ogni tanto proprio piazza un incastro con parole che tipo tu non ti immagini e boom. Cioè anche se non è il mio genere, capito? Sì, sì, io non ascolto molto questo genere, però prendo. Colpisce, è vero, è vero. Mattak ci sta. Okay. Boh, questa è la reaction, bella a tutti, grazie per l'ascolto. Lui è Simo, andate a vedere il suo video, trovate tutto in descrizione. Lui, io non ho neanche un canale, non sono nessuno. Un coglione, lui è semplicemente un idiota. Boh, ciao a tutti, ciao. Bella Mattak.